tema è quello del recupero, è sempre quello del recupero, questo è diventato un impianto a recupero integrale, uno dei più importanti in Italia, e quindi si fanno anche interventi come questo di apertura alle categorie professionali, ma anche ai cittadini, anche ai ragazzi, per dare questi concetti basilari sulle tecniche di recupero. Mobilità alternativa, sport e salute, ovviamente nell'ottica del recupero, è nell'ambito dell'iniziativa Zero Spreco, la 3 giorni di eventi presso l'impianto integrato di recupero di San Zeno, che AISA ha ospitato il convegno L'importanza dello sport per la riduzione dell'entropia ambientale, organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri e valido ai fini dell'ottenimento di crediti formativi. All'interno di questo seminario saranno trattati gli argomenti che riguardano la bioingegneria e quindi la sua applicazione, esempi pratici di recupero sportivo in ambito appunto di attività mediche e sportive. E poi invece ci sarà anche verrà affrontato il tema del recupero, soprattutto della riduzione dell'impatto ambientale, attraverso una serie di illustrazioni di quello che è la mobilità alternativa rispetto a quella tradizionale eseguita su mezzi che creano appunto inquinamento e consumo. Il nostro scopo è ridurre gli sprechi, come? Attraverso proprio soprattutto un punto di vista alimentare. Lo spreco oggi è soprattutto sul campo alimentare. Voi pensate che nel mondo occidentale spreca tanto cibo che può bastare a sfamare 700 milioni di persone. Quindi un giusto equilibrio delle cose, un giusto riutilizzo può determinare un risparmio per ciascuno di noi, ma anche un risparmio ambientale, oltre che ovviamente un discorso etico, risparmio ambientale, perché ovviamente è un costo smaltire il rifiuto, anche recuperarlo è un costo, se si producono meno rifiuti si risparmia.